che cos'è il paradosso di Böckenförde e perché la riflessione che propone può essere uno spunto importante per la situazione sociopolitica in Europa e particolarmente in Italia. Proviamo a vederlo insieme. Il paradosso si trova nelle pagine conclusive di un saggio del 1967 di questo grande giurista tedesco e l'enunciato dice esattamente così. Lo Stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti che non può garantire. Forse ricorderete che nel 2004 ne hanno discusso insieme Habermas e Ratzinger ed era a tema un po' all'epoca il rapporto tra lo Stato laico e le religioni soprattutto. Si diceva che lo Stato laico ha bisogno di alcuni presupposti morali, di alcuni fondamenti morali che da sé non può garantire, soprattutto che non può imporre ai propri cittadini, ma che i cittadini devono provvedere da se stessi e tutto questo costituisce il collante della società e in qualche modo anche la sostanza etica di una società. Sono passati 15 anni da allora e forse oggi la pagina che merita di essere riletta è quella che segue questo paradosso di Böckenförde. E non riguarda esclusivamente il rapporto tra lo Stato laico e le religioni, ma riguarda qualcosa di molto più profondo che forse sta accadendo e tocca anche il nostro tempo. Proprio in chiusura del saggio, Böckenförde osserva un'altra cosa, e cioè che lo Stato, cioè il potere politico, nel momento in cui si accorge di non avere la possibilità di comandare la sostanza etica dei propri cittadini, subisce una tentazione molto particolare, e cioè quella di cercare un collante della società in altri contesti, in altri luoghi, in altre cose, in altre realtà. Dove lo cerca? Il rischio è quello di cercarlo esattamente nelle promesse di felicità, nell'utopia sociale, dice Böckenförde. Quando noi non confidiamo più nella capacità dei singoli di rimanere insieme per motivazioni interiori che possono mettere in campo, allora cerchiamo di produrre delle motivazioni esteriori che riescano a riaggregare un popolo. E la promessa di benessere, la promessa di felicità funziona molto bene in questo senso. E allora, proprio considerando questo orizzonte, queste sono le riflessioni conclusive del saggio di Böckenförde e della domanda che un po' ci pone, ed è questa. Dice, lo Stato, che non confidi più nelle forze vincolanti interiori o che ne sia stato privato, viene spinto a elevare a proprio programma la realizzazione dell'utopia sociale. Ma c'è più di una ragione per dubitare del fatto che in questo modo si possa risolvere il problema di principio cui si cerca di ovviare. Su che cose si appoggerebbe questo Stato il giorno in cui andasse in crisi? La domanda è rivolta anche a noi, su che cosa si fonderà la tenuta della nostra società nel momento in cui andassero in crisi anche le ulteriori promesse di soluzioni per ritrovare il benessere che c'è stato un tempo e che vediamo pian piano essere eroso? Su che cosa si fonderà il nostro stare insieme? E poi, una politica che soltanto rinnova promesse irrealizzabili di benessere di nuova portata di mano, a spese di altri magari, questa politica non ci porta in fin dei conti proprio sull'orlo di questa crisi. Ma dopo la crisi che cosa accadrà? Su quali basi si appoggerà il nostro stare insieme se fallirà un ennesimo rilancio irrealistico di promesse di benessere a portata di mano? Torniamo ancora a Böckenförde per provare a capire quanto questa sorta di collasso possa essere vicino. Qual è allora, secondo questo giurista, il vero fondamento di una società liberale? Ecco cosa scrive. Lo Stato liberale può esistere solo se la libertà che esso garantisce ai suoi cittadini si regola dall'interno, cioè a partire dalla sostanza morale del singolo e dall'omogeneità della società. Sono due punti davvero notevoli. Noi possiamo semplicemente chiederci come test per capire quanto siamo vicini a una crisi, quanto da singoli e da comunità stiamo provvedendo a sostenere questo tessuto interiore della nostra società. Su quei due fronti che ha indicato Böckenförde, il primo è sulla sostanza morale dei singoli. Quanto ci stiamo prendendo cura della nostra moralità, quanto ci stiamo formando in questo senso. Anche nella moralità occorre formarsi, occorre procedere, occorre esercitarsi. Quanto lo stiamo facendo come singoli? La prima risposta va data a questa domanda per capire quanto siamo prossimi alla crisi. Se non ce ne stiamo occupando, la crisi è sicuramente qualcosa che è vicino alle porte. Il secondo aspetto importante è quella che Böckenförde chiama l'omogeneità sociale, che non è il livellamento sociale e non è neanche il fatto di provvedere semplicemente a rendere simili le persone per appunto un'iniziativa dello Stato che cerca o di allontanare le persone diverse o di rendere sempre di più omogenea in senso nazionalistico la popolazione. Non è questa la prospettiva. Quello che ci dice Böckenförde è che l'omogeneità
di una società va provveduta e curata a carico dei singoli cittadini, ancora una volta. E cioè con tutte quelle forme di incontro, di dibattito, di partecipazione civile che consentono di comprendersi sempre di più, di capire le diversità e poi pian piano anche di rielaborarle in un tessuto dialogico, in un incontro tra persone. Quindi potremmo dire che il prendersi cura della omogeneità sociale è un compito di promozione della partecipazione attiva al dibattito pubblico e alla vita politica. Ed è qualcosa di completamente diverso dal chiamare le persone a votare una tantum in maniera referendaria per un sì o per un no. È una questione proprio di attivazione dei territori nel ridiscutere, nell'affrontare i problemi, nel confrontarsi, nel vedere anche le opinioni diverse che possono essere presentate a un tavolo di lavoro e lavorare insieme proprio per omogeneizzarsi, che non vuol dire uniformarsi, ma vuol dire riuscire a comprendersi sempre meglio proprio per stringere un tessuto sociale che precede la capacità poi politica di effettivamente lavorare insieme per il bene comune. Quindi, seconda domanda per noi, per ciascuno di noi, quanto stiamo lavorando, quanto come singoli ci stiamo attivando autonomamente per innescare processi di partecipazione o per semplicemente partecipare effettivamente a qualche cosa che ci viene proposto e che ci viene presentato come l'opportunità di incontrarsi, di discutere e di ragionare insieme. Molto interessante allora questa pagina conclusiva del saggio del 1967 di Beckenförde. Vi invito a rileggerla, il saggio è breve, si trova pubblicato, vi lascio qui sotto anche le indicazioni sulla traduzione italiana, curata tra l'altro da Michele Nicoletti con un'introduzione che a sua volta vale la pena di essere letta. Ricordiamoci questi due punti molto importanti per la tenuta sociale e per la tenuta anche dello Stato. Allora, dicevamo, la sostanza morale del singolo è l'omogeneità sociale intesa come capacità di partecipazione, come promozione di momenti di incontro, di dibattito e di confronto tra le persone. Misuriamoci singolarmente su quanto stiamo adempiendo questi due compiti che non appartengono direttamente allo Stato, ma che sono esattamente i fondamenti su cui lo Stato liberale si poggia e che da solo non può garantire.